La mia apparizione non è un'apparizione devozionale, è un'apparizione che ci svela il mistero della nostra esistenza e ci dice che siamo fatti per la felicità. E la via per la felicità è proprio esprimere quell'originalità di cui ognuno di noi è portatore. E questa originalità è la possibilità di comunione, non solo fra di noi, ma anche con il Creatore. Maria si è presentata come la pienezza umana, il fine che possiamo raggiungere tutti. Quindi la motivazione della creazione. Questo è il contenuto della mia apparizione, il motivo per cui Dio ha creato gli esseri umani, per condividere con noi la sua gioia, la sua pienezza, la sua esistenza. Eravamo seduti in cerchio. Improvvisamente mi sentii prendere in braccio da dietro la schiena. Girai la testa per vedere chi mi aveva sollevato e vidi il volto di una donna sconosciuta, ma così dolce e bella che dentro di me ci fu un grido di meraviglia. Lei mi guardava e io comprendevo, in una comunicazione che non so descrivere, che quello che vedevo era il volto della pienezza umana. Il mio volto, il volto di ogni essere umano, l'umanità realizzata nel compimento delle sue infinite possibilità, il divino nell'umano, la gioia del Creatore. Poi lei cominciò a parlare e mi disse: «Sono venuta ad insegnarvi la via della felicità sulla terra». Sono parole nuove quelle che Maria comunica ad Angela Volpini il 4 giugno 1947, giorno in cui avvenne la prima delle 80 apparizioni che si ripeterono, tranne alcune interruzioni preannunciate, il 4 di ogni mese fino al giugno del 1956. Un momento difficile per la storia italiana. Si è da poco conclusa la Seconda Guerra Mondiale e dopo le difficili elezioni politiche del 1948 l'Italia comincia a intravedere il proprio futuro. Nel corso delle apparizioni Maria invita gli esseri umani anche alla preghiera e alla penitenza, ma ad Angela dice di essere venuta a cambiare la terra e a salvare gli uomini, perché questo sarà il grande miracolo, questo è il regno di Dio sulla terra. Era una donna bellissima, dolcissima, ma una donna. E io sono stata rapita da questa dolcezza e da questa bellezza, la contemplavo. E mentre la contemplavo emozionata, è incominciata una comunicazione interiore attraverso la quale io ho capito che questa donna che mi teneva in braccio era l'umanità realizzata, quello che io potevo diventare e che ogni essere umano era qui per diventare come questa donna che mi teneva in braccio, che era la prima umanità realizzata, Maria, Madre di Gesù. Sembra impossibile che una bambina così piccola abbia un'intuizione così profonda. Eppure, riguardando i filmati e le fotografie dell'epoca, si intuisce qualcosa di sorprendente e meraviglioso nell'immagine della piccola Angela che con lo sguardo estasiato si abbandona fra le braccia di quella presenza misteriosa. Poi mi ha messo in terra e mi ha detto: «Sono venuta a insegnarvi la via della felicità sulla terra». Che cos'è questa via della felicità sulla terra? È quella di essere prima di tutto noi stessi, cioè che ogni essere umano è unico e che è qui per esprimere questa sua originalità, per la sua gratificazione, per la gloria di Dio, ma anche per la trasformazione del mondo. E poi scegliere di amare. C'è una scelta che quando la facciamo ci fa divini, incomincia la nostra divinizzazione. Braccia che mi sorprendono nel gioco, labbra che mi baciano sui capelli, distacco esplorativo, incontro di un volto, volto che è specie e che nello stesso istante si fa persona umano-divina. Disvelamento del cuore di Dio nel cuore umano, attraverso l'incontro di due creature che si riconoscono uguali e distinte, originarie e comunicanti. Persona e umanità, soggetto e specie. Ella era lì accanto a me, mi baciava, mi toccava. Il suo corpo aveva la consistenza di un corpo umano e le sinuosità di una donna, eppure conteneva il creato, i tempi,
gli spazi, il sorgere della creazione e della sua pienezza. La sua voce penetrava i miei timpani come una qualsiasi voce umana, eppure mi comunicava con ogni parola la sua vita, le sue scelte, i suoi desideri, i suoi dolori, i suoi amori. Trasparenti il tempo e lo spazio erano diventati nelle sue parole, il suo tempo e il mio tempo, il tempo della storia dell'uomo e il non tempo di Dio. Il suo corpo non velava gli aneliti del suo spirito né le immagini della sua mente. Il suo spirito faceva vibrare il corpo d'amore come la sua mente proiettava nel suo corpo tutta la storia dell'uomo e di Dio. Un messaggio semplice e al tempo stesso prorompente che negli anni avrebbe dato vita a incontri imprevedibili. Ma allora Angela è ancora una bambina, figlia di un'umile famiglia nelle campagne lombarde del dopoguerra e, come tutti i piccoli veggenti, subisce pressioni da ogni parte, a cominciare da quel primo giorno quando torna a casa. E allora mia madre mi ha detto: ma è vero quello che dicono i bambini? E io le ho detto: sì, certo che è vero. E ho cercato di spiegare quello che era successo. Ma lei mi ha detto: io non capisco niente, però domani ti porto dal medico, perché secondo me vuol dire sei fuori di testa. E infatti così ha fatto. La portano in un ospedale psichiatrico, ma i medici non rilevano nulla di strano. Intanto viene avvertita l'autorità ecclesiastica. Il vescovo è venuto, mi ha interrogato in lungo e in largo, poi mi ha detto: quello che hai sentito e che hai capito lo dici a me. E io ti dirò quello che puoi dire anche agli altri, oppure no. Se tu mi obbedirai, io ti crederò, e se no, no. Io ho detto: ma io non ti ho chiesto di credermi, perché mi chiedi tu di obbedirti. Tu non mi credere e io non ti obbedisco. Angela ha solo 7 anni, ma è già decisa e ha un carattere forte. Nessuno riesce a trattenerla e lei torna al Bocco perché la Madonna le ha promesso di apparirle lì ogni 4 del mese. Così accadrà per 9 anni, fino al 1956. In totale saranno 80 apparizioni. E la Vergine anche questa volta è apparsa. Poggiava sull'aiola i piedi scalzi. Ce le dici anche a noi, Angela, le parole della Madonna? Pregate, ha detto, e io salverò l'Italia. Così sia, Angela dell'intercessione. Proprio questo riferimento alla salvezza dell'Italia, divulgato dal cinegiornale, viene strumentalizzato dalla propaganda politica. Siamo nel periodo poco precedente alle storiche elezioni del 48 e la sinistra accusa la Democrazia Cristiana e la Chiesa di avere inventato quelle apparizioni per vincere le elezioni e per arginare il pericolo del comunismo. Sia De Gasperi che Pio XII si affrettano a dichiararsi estranei alla vicenda. A Casanova Staffora l'imperativo è quello di mettere a tacere la bambina. La sottopongono a interrogatori. Per 40 giorni le impediscono di raggiungere il luogo delle apparizioni. Ma alla fine nessuno riesce a trovare in lei segni di pazzia né di menzogna. E se le autorità continuano a guardare con timore a quei fatti, la gente invece accorre sempre più numerosa. In una mattina di dicembre risaliamo le colline fra Pavia e Voghera per raggiungere Casanova Staffora. Ci si presenta un paese semplice come tanti altri. Nessun grande santuario, né bancarelle di immaginette e oggetti sacri, nessuna forma di turismo religioso. Sembra che tutto quel fervore di fede sia scomparso, lasciato indietro in un passato lontano. Ma forse è proprio questo il segreto di Angela Volpini, la sua particolarità nel panorama dei veggenti e delle apparizioni. Il segreto di una fede vissuta senza clamore, eppure capace anche di parlare a mondi lontanissimi. Questa è la casa dove io sono nata e dove vive ancora la mia famiglia. È sullo stesso luogo ed è sempre la casa di famiglia, ecco, dove siamo nati, tutti noi. Angela vive ancora in questo paesino e ripercorre con noi quelle stesse vie che oltre 60 anni fa la portarono nei prati poco fuori il paese, in quella zona che qui tutti chiamano il Bocco. A
Casanova Staffora, accanto alla cappella, sorta nel luogo delle apparizioni, e alla chiesa eretta alcuni anni dopo, c'è anche un altro luogo in cui si è concretizzata l'esperienza di Angela. Questa è la sede di Novacana, che è il cuore dell'associazione e anche il luogo dove noi viviamo. Questa era la mia scuola. Io sono venuta qui quando avevo 6 anni e sono rimasta qui fino all'inizio dei 9 anni, quando ho dovuto andarmene e mi hanno cacciato di fatto, perché le persone che venivano a vedere l'apparizione invadevano la scuola tutti i giorni, quindi l'insegnante non poteva fare scuola. E poi io contestavo l'insegnante, perché io non accettavo che si insegnasse la storia come una serie di eventi e di eventi dei vincenti. Per me la storia era anche questo, ma era soprattutto l'accumulo della creatività degli esseri umani. Comunque, quando me ne sono andate e mi hanno mandato via, e ho detto qui ci tornerò a fare un altro tipo di scuola. E dopo 10 anni sono tornata qui praticamente a fare un tipo diverso di scuola. Nella sua ex scuola elementare Angela ha creato Novacana. Negli anni 60, intorno a questo luogo, è nata anche una sorta di comune in cui tante famiglie hanno vissuto insieme, condividendo tutto sulla base del messaggio che la Madonna aveva affidato ad Angela. Oggi Novacana è un centro di cultura e spiritualità a livello internazionale, dove ogni mese si organizzano incontri e convegni per affrontare le grandi domande della vita. Aquí he encontrado que hay un conocimiento, un lenguaje de lo que es toda la dimensión de la persona, la comunidad, lo que es la dimensión de Dios. Abbiamo questa esigenza di bene, questa esigenza di infinito, questa esigenza di amore. Tutti l'abbiamo, perché tutte le persone cercano di essere amate, quindi ce l'abbiamo, è evidente questa, però non ne parliamo come l'esigenza di fondo, come il nostro fondamento, come la nostra prospettiva, ne abbiamo pudore. E questo luogo, Novacana, vuole essere proprio il luogo dove poter parlare di questa esigenza. Angela trascorre buona parte della sua vita a Novacana e spesso viaggia anche per il mondo, una vita che ha comportato sacrifici per lei e per la sua famiglia. Lasciando Casanova Staffora, l'immagine di questo paese diviso in due dal fiume sembra riflettere l'immagine di quella spaccatura che nel corso di questi 60 anni si è creata anche fra gli abitanti del paese nei confronti della vicenda di Angela Volpini. Molti avrebbero voluto che si cavalcasse il fenomeno delle apparizioni, facendo diventare Casanova Staffora una meta di pellegrinaggio per dare impulso economico a questo paese isolato e certamente non ricco. L'altra metà, invece, appoggia Angela e le crede proprio perché ha fatto questa scelta di non speculare sulla sua esperienza, perché continua a testimoniare quanto ha ricevuto, con passione ma senza troppo clamore. Una via più lunga, ma forse più feconda, per parlare al cuore delle persone.